Io e Alex ci siamo sposati a febbraio 2012 e due giorni prima del nostro primo anniversario di matrimonio scopro di essere incinta. Qualche mese dopo, ad una particolare ecografia, ci viene data una diagnosi infausta dove, secondo la maggior parte dei medici, nostro figlio avrebbe avuto dei seri problemi o sarebbe morto prima della fine della gravidanza. Una cosa del genere così non eravamo pronti a assorbire il colpo, quindi siamo andati completamente nel panico più totale. La prima persona che abbiamo chiamato dopo la visita dal ginecologo è stata Don Paolo, che ci ha ricevuto subito. Gli abbiamo fatto subito una domanda a bruciapelo: se io abortisco, Dio mi perdona? Lui ci ha pensato un attimo e poi mi ha detto: Dio ti perdona, ma tu ti perdoni? Ed è stato il primo input importante che abbiamo ricevuto. Uno, quando diventa genitore, deve fare tantissime scelte per il bambino, cioè tantissime. E invece noi, prima di diventare praticamente genitori, già dovevamo aver fare delle scelte per lui che non era neanche nato. Christian nasce e ci dicono che la malattia che ha è meno grave di quanto diagnosticato. Viene operato a 4 mesi, ma il percorso non è finito lì, perché poi farà di fisioterapia, logopedia, il tutto sarà ovviamente combinato alla vita di tutti i giorni, con il lavoro, quindi sarà comunque un forte periodo di stress che riusciamo a superare, perché si tocca il fondo ma poi si risale sempre. Quindi a volte tenendosi per mano, a volte solo con un mignolino, a volte abbracciandoci, però siamo riusciti sempre a risalire da questi periodi inevitabilmente faticosi e impegnativi. Christian è un bambino che emana felicità da tutti i pori, è proprio un miracolo a 360 gradi, è un bambino, si vede che è un bambino comunque vada fuori dal normale. L'arrivo del fratellino, è arrivato un paio di anni dopo, avevi fatto un fratello da Christian, lui è super felice. Non so che cosa ci ha dato la forza per superare questi momenti. Di certo il sacramento del matrimonio è stato molto importante, e anche il legame, l'amicizia nella fede.